Ciao belli, benvenuti nel mio canale. Io sono Amal e oggi condivido con voi un segretuccio che aiuta la ricrescita dei capelli, renderli più forti, resistenti, brillanti, sani. Quindi buona visione, spero che vi piaccia il video. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Ciao a tutti. Ho fatto bollire del riso con uva passa e ho tolto il liquido, travasato il liquido. E ho aggiunto 2 cucchiai di latte di olio di cocco. Questo siero va bene sia per i capelli che per il viso che per il corpo, perché è super mega idratante. Ho aggiunto 1 cucchiaio di miele a questo siero. Il siero è ancora caldo, quindi riesce a assorbire sia l'olio di cocco che il miele. Vado a lavarmi i capelli e lo applico direttamente. Questo siero, come vi ho detto, è una tocca sana sia per i capelli che per la pelle che per il viso. Provate per credere. Se lo provate, fatemelo sapere. Avevo già preparato questo infuso che è a base di rosmarino e chiodi di garofano. Questo siero io lo applico, o questo infuso io lo applico sul cuoio capelluto, che aiuta tantissimo la ricrescita dei capelli. E quindi ne preparo un po', lo metto in frigorifero e lo utilizzo tutti i giorni. Adesso che voglio fare questa maschera, ovviamente l'ho utilizzato. Faccio scaldare un pochettino questo infuso e aggiungo all'incirca 2 cucchiai grandi di avena. Li lascio bollire un po'. Dopo aggiungo un pochettino di olio di lino. Se non ce l'avete, potete utilizzare l'olio di mandorle o l'olio extravergine. Ma sapendo chi ce l'ho, se avete anche dell'olio di ricino sarebbe l'ideale. Aggiungo 1 cucchiaio o 2 di olio di cocco. E frullo il tutto e la nostra maschera è pronta. Questa maschera è davvero davvero favolosa. Ho fatto della quinoa nella stessa acqua dove c'è anche un pochettino di quinoa. Aggiungo dell'avena. E la lascio 5 minuti a bollire. Fatto bollire meno di 2 minuti. Guardate come è rimasto. Adesso vi aggiungo latte di cocco. Sufficiente. A circa 2 cucchiai o 3, e adesso vado a frullarlo. Risultato efficace. Dobbiamo lavarci i capelli, soprattutto i capelli che sono secchi e danneggiati. Dobbiamo lavarli, lasciarli bagnati, applicare questo siero e lasciarlo agire per il tempo che potete, minimo una decina di minuti.
E poi dopo lo sciacquate con l'acqua senza lavare i capelli. Io non uso assolutamente shampoo da almeno 2 mesi e lavo i capelli solamente col balsamo, però questa volta, sapendo che l'ho lavati prima, li lavo e ci metto l'acetrino. E il passaggio dei styling è davvero molto importante per dare definizione e volume ai capelli. Quindi nei miei video, nei video precedenti nel mio canale trovate varie tecniche di styling per i capelli, siano styling più elaborato che styling molto più semplice. La maggior parte del tempo, soprattutto se ho fretta, eccetera, utilizzo tecniche molto più veloci che mi danno un risultato wow, però non perdo tantissimo tempo. Mi raccomando, se vi piace lasciate un like e iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. I miei capelli, guardate i ricci come sono belli. Ve l'ho detto o non ve l'ho detto? Guarda qua, guarda qua. Qua al davanti, l'ho legato un pochino perché sono troppo lunghi e mi si dividono a metà e non mi piace. E qua il dietro. Comunque questo colore mi piace. Sono belli, belli. Bella gente, se vi piace questo video mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione da me, Cali Gatto. Comunque mi raccomando, se vi piace il mio canale, sostenetemi e iscrivetevi al canale, lasciatemi dei messaggi, se volete delle informazioni io sono ben disponibile. Seguitemi sul mio Instagram e Facebook. Il mio Instagram è uguale, Specchio di Amal, il Facebook idem, invece il mio personale Amal Hamdix. Se qualcuno vuole il mio personale, basta che me lo chiede, ve lo scrivo sui commenti. Belli, grazie mille, buona domenica a tutti.